questo programma è offerto da Tecno Campus. Lunedì 10 giugno, buongiorno da Teleprima, benvenuti anche oggi a questa nostra quotidiana rassegna stampa, come ogni mattina offerta da Tecnocampus. In primo piano tanti fatti, si parla ancora di politica, visto che ieri ci sono stati in vari comuni ballottaggi che hanno portato in avanzata ancora una volta il centrodestra a discapito purtroppo di quello che è il Movimento 5 Stelle e del centrosinistra. Ovviamente il purtroppo è riferito a qualsiasi altra condizione. E per quanto riguarda tutte le altre informazioni le vediamo direttamente sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Cominciamo subito con il Corriere della Sera, che vediamo subito che trasforma tutto ciò che raccontano i fatti in questo spettacolo. Infatti, attenti a sfidare l'Unione Europea sulla procedura, mette a rischio i risparmi dei cittadini, mentre per quanto riguarda i ballottaggi le alleanze sono alla prova. Questo viene raccontato nelle urne e viene domandato a tutti, ma c'è vita oltre le urne. Insomma, questo è il primo punto importante che viene evidenziato in questa prima pagina, visto che alle nostre, per quanto riguarda il nostro governo e comunque le elezioni che ogni volta si verificano nel nostro paese determinano delle alleanze più o meno appassionate o comunque rapportabili l'una alle altre, che cosa accade? Che la domanda è questa: oltre, che cosa succede dopo che si è andati a votare? Ci ritroviamo con quello specchio che avevamo visto in realtà in precedenza? Insomma, e dopo questo vediamo proprio quali sono i fatti. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina: ballottaggi, Movimento 5 Stelle conquista Campobasso, caso CSM, il presidente Grasso lascia la corrente nella NM. Ancora vediamo: la Lega avanza nelle città. E infatti, presa Ferrara, il centrodestra cresce, il PD vince a Livorno e tiene in altre roccaforti. E ancora vediamo una notizia di quelle importanti per la giornata di oggi. Infatti c'è stata una partita importante per il calcio italiano, questa volta però il calcio italiano tutto al femminile. Molto spesso si è ritenuto, soprattutto in passato, che il calcio femminile fosse un gioco per dilettanti semplicemente, adesso invece si è resi conto che probabilmente non è così. E infatti vediamo mondiali, battuta l'Australia, Bonansoa in trionfo, l'Italia scopre così il calcio bello delle donne. Tutti quanti davanti alla televisione hanno esultato per la loro nazionale, questa volta, ripeto, però tutta al femminile. E ancora vediamo nella parte destra della pagina, per quanto riguarda la musica, la mia ultima confessione in una nuova canzone, e stiamo parlando di Vasco Rossi. Ma continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali e vediamo il Fatto Quotidiano oggi. Cosa racconta? Oggi, salvo sorprese, primo vertice Conte, Di Maio, Salvini dopo le europee. Urgono risposte chiare in un senso o nell'altro. La pazienza dell'Italia e dell'Unione Europea è finita. E intanto vediamo per il ballottaggio in 136 comuni, astensione boom, il 47,9%. Pensate un po', non vota. Ferrara va alla Lega, Livorno torna al PD, Campobasso al Movimento 5 Stelle. E intanto Algeria nel marasma. Elezioni cancellate questa volta per la seconda volta. Presidenziali, inchiesta Mediapart tra un golpe bianco e l'altro. E intanto in apertura di pagina le mani dei partiti sulle procure col pretesto dello scandalo CSM. ANM salta la giunta unitaria, via gli autosospesi. E ancora vediamo le altre notizie nella parte centrale, quei 34 miliardi di TFR espropriati dallo Stato. È questo quello che viene raccontato come quel mistero dei soldi e dei lavoratori. Infatti dal 2007 le aziende versano i soldi del trattamento fine rapporto nel fondo della tesoreria, l'allarme della Corte dei Conti, fonti usati per la spesa corrente e mai reintegrati. È quella che viene appunto annunciata come una tasca occulta.
intanto chirurgia estetica al viso, ma solo per farsi un selfie, pensate un po'. Sempre più spesso si ricorre a quella che è la chirurgia estetica perché molto spesso vogliamo essere in linea con i tempi, non vogliamo che il tempo lasci tracce sul nostro viso, anche se non ci rendiamo conto che a prescindere da quella che è la chirurgia estetica, il tempo, il suo decorso lo fa normalmente senza sottrarci nulla e nonostante le manipolazioni che molto spesso trasformano i nostri visi in tanti visi simili gli uni agli altri, la realtà è che quello che il tempo lascia forse probabilmente è una ricchezza più che una perdita di tempo. Scusate il gioco di parole, ma intanto vediamo che l'allarme più inquietante è che si ricorre alla chirurgia estetica perché si deve essere sempre perfetti per i social e quindi eccoci pronti a scattare un nuovo selfie con il nuovo viso che crediamo sia più bello del precedente e intanto l'espressione di quel viso viene a perdersi nei meandri di un chirurgo, di una chirurgia che probabilmente lascia segni oltre quelli che avrebbe lasciato. Infatti sempre più giovani si rivolgono al medico perché non amano le loro foto da postare sui social, molti invece agiscono da soli, ciarlatani e prodotti fatti in casa con effetti molto pericolosi. Attenzione, insomma, perché sembra che il nostro viso sia il nostro biglietto da visita un po' ovunque e nel momento in cui deturpiamo quello che abbiamo a disposizione, non è solo per gli altri, ma soprattutto per noi stessi l'incapacità di riconoscerci. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, Grande Fratello, onorevoli fidanzamenti, amore e bare in faccia, idem imbarazzati per la pezzopane. E insomma, anche di questo si racconta quello che si è visto in televisione, adesso però si continua a vedere e voler buttare fango. Ancora vediamo Pietrepopolo, centro deserto, soldi in vista, Cosenza crolla, l'altra L'Aquila distrutta dalla cattiva gestione. Anche in questo caso ci troviamo in un passato che è talmente recente da farci dimenticare che purtroppo ciò che ancora non è stato fatto è diverso da quello che era l'attesa, quello che si aspettava. E ancora vediamo Libero di Pietro accusa gli ex colleghi, cari magistrati, ripulitevi, dice. Le inchieste sul CSM screditano le toghe, approfittiamone come contingente per cambiare tutto. Sull'abuso d'ufficio, ha ragione Salvini, Grillini devono finirla di strumentalizzare la giustizia. E intanto vediamo la fede commerciale, anche la Chiesa fa affari d'oro su rosari e santi. E questa è una di quelle notizie che ci aspettavamo ormai da tempo, visto che ovunque, da Lourdes, Medjugorje, qualsiasi santuario, anche tutto italiano, la prima cosa che appare evidente è l'utilizzo che viene fatto proprio dei cosiddetti ricordini, delle immagini sacre, di tutti quelle reliquie, quegli oggetti che vengono portati a casa come ricordini trionfali, però in realtà servono per allargare le casse di chi comunque commercia. Questo ovviamente non è necessariamente un male, anche perché da tutto questo deriva un'attività commerciale che comunque permette a delle persone di vivere. Insomma, è un binomio che dovrebbe essere riequilibrato in modo tale da poter far capire alle persone che la giustizia diviene altre cose. E ancora vediamo quali sono i fatti in primo piano, sempre sul quotidiano Libero. Emma Bonino, pochi voti, tanti incarichi, capo di poltrone e sofà. E intanto così sragionano Zingaretti e compagni, la sinistra più ciula al mondo. E intanto vediamo nella parte centrale, ci siamo ridotti a fare lo spot al velo, questa è quella che viene definita appunto la pubblicità regresso anti-donne, secondo questa immagine riportata proprio dal quotidiano Libero. Infatti anche la Nike, cari occidentali, utilizza proprio questo elemento. Insomma, per fare la differenza si ricorre anche a questo, ossia chi usa il velo non viene discriminato, ma probabilmente la discriminazione la sente chi in realtà non indossa il velo. Ancora vediamo basta alleanze, Salvini cresce e vuole fare tutto da solo. Adesso si sente sempre più forte del suo 34% per quanto riguarda le europee, ma anche dei voti riportati e portati a casa proprio in occasione dei ballottaggi di ieri, ma anche delle votazioni nel periodo passato. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, le azzurre battono le fortissime australiane, vittoria al debutto ai mondiali 2-1
con una doppietta della Bonansea. E ancora vediamo infatti le tenebre che evocano il demonio, perché gli uomini hanno paura del buio. Questo è un primo punto che viene raccontato proprio da Libero. E ancora passiamo al giornale, sfida di Maio e Salvini, Tria non caccia un euro. E il ministro promette conti a posto, addio flat tax, ballottaggi, cadono i primi fortini rossi. Insomma, una vera e propria sfida lanciata ai due vice premier, e Tria racconta una storia ben diversa. E intanto si continua a parlare di toghe in guerra per le poltrone, la NM esplode, a rischio anche il CSM, si allarga infatti la guerra civile tra magistrati. Dopo il caso dei consiglieri del CSM autosospesi, il caos arriva alla NM, dove la giunta è stata sfiduciata da tre convenuti, e ora rischia di andare in tilt anche il CSM. Vediamo la giustizia da riformare, mettete le mani nel marciume. E intanto vediamo quali sono le altre notizie. L'idea di Sala Milano, il DASPO ai Rom, a quanto pare va bene solo se a proporlo è la sinistra, altrimenti ovviamente non si può utilizzare. E intanto in Giappone stallo per le scelte USA, il G20 bloccato dai dazi, spunta la web tax globale. E nella parte centrale della pagina, tutti pazzi per le sorelle d'Italia, la rivincita azzurra questa volta però è in rosa, al mondiale battuta l'Australia e rimonta. E dal Canada arriva primo ma vince Hamilton, furia Ferrari, Vettel penalizzato, la VAR nega la prima gioia rossa. E intanto l'allarme degli sbarchi in Italia in 40 giorni, 1100, ma ora non fa più notizia, fra Lampedusa e la Calabria. E intanto il Premier Conte grida l'allarme che comunque l'Europa ancora una volta ha lasciato l'Italia e Lampedusa da sole. E ancora vediamo lo scandalo in Palestina, Gaza in rivolta, i nostri politici troppo ricchi, mentre nella parte bassa della pagina in Sardegna vediamo in primo piano l'invasione degli insetti, api, nutri, adesso le cavallette, le piaghe che rovinano i raccolti. E ancora nella parte bassa, ecco le nuove tendenze, la mania del salutismo adesso mette al bando anche i lieviti, sembra che tutto faccia male, sembra che tutto sia da scongiurare e che tutto sia da escludere, secondo quelli che sono i salutisti, che raccontano una vita fatta di tante privazioni ma soprattutto di quello che loro paventano come benessere. Intanto vediamo il tempo, occhio, qui viene giù il Senato, candidato di Forza Italia prende più voti ma la Corte d'Appello proclama eletto il rivale che ne ha meno, il ricorso c'è ma non va in giunta, forse per scongiurare un domino che farebbe strage di seggi, chi lo sa. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina, trionfo rosa all'ultimo minuto, Italia femminile in paradiso all'esordio mondiale, battute le favorite australiane con gol al 95esimo in zona cesarina. Insomma viene anche metaforizzata la celebre affermazione. Intanto l'inchiesta sui soldi ai partiti, Renzi ingrato, al PD versa solo le briciole. E nella parte bassa della pagina, blitz antimovida in tutta Roma tranne all'Euro, controlli e posti di blocco nelle zone del divertimento notturno, manca solo quello dove la violenza è fuori controllo. E ancora nella parte bassa della pagina, l'arresto acrobatico a Ponte di Nona, si lancia da 9 metri, pusher preso al volo. E ancora vediamo le altre prime pagine quotidiani nazionali, dalla Repubblica, Conte Tria, con l'Europa trattiamo noi, il piano del Premier e del Tesoro per evitare la procedura di infrazione, messaggio a Salvini e Di Maio, prendetevi la responsabilità di una rottura e quel sostegno trasversale che viene raccontato da questa prima pagina. Intanto Prodi, ultimi nell'Unione Europea, un'Italia senza benzina. Mentre a Ferrara vince la Lega, Livorno torna a sinistra, ancora ci si contende l'Italia. E nella parte bassa della pagina, Marchionne, Obama e la mia Biro, un racconto di 10 anni fa. E nella parte destra della pagina, Bologna, libertà e partecipazione, restituire un futuro al paese. E vediamo appunto una manifestazione che si è svolta proprio in questa città. Ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali, passiamo al Mattino e sempre dalla parte alta, quanti sogni lasciamo in giallino nei cassetti. E sulla Formula 1 la rabbia della Ferrari, il ritorno della vittoria, cancellato però dai giudici. E Ancelotti, 60 anni tra trionfi e un sogno napoletano, è il personaggio che viene raccontato in questo quotidiano oggi. Governo ultimatum di Conte, l'avviso
Paradiso a Salvini e Di Maio, dialogo con l'Unione Europea o lascio, oggi vertice tra Premier e Vice, tria e minibot mai stati all'ordine del giorno. Ma sul debito convinceremo Bruxelles, intanto il ballottaggio nei comuni, svolta leghista in Emilia, Avellino, vittoria di festa. I ballottaggi in 136 comuni in Emilia, svolta leghista dopo 70 anni, vittoria a Ferrara. E intanto le toghe nella bufera, il caso Palamara spacca la NM, sfiduciata la Giunta. E il commento per quanto riguarda il governo, le regole europee alla carta. E nella parte destra l'illusione di contare senza sapere, questo per quanto riguarda la democrazia e il web. E intanto la Napoli in rovina, crolla un albero salvo per miracolo, un motociclista ferito al vomero da un tronco il giorno dopo la morte del commerciante che si trovava a passare, all'improvviso gli è caduto il cornicione addosso. E intanto l'inchiesta, tragedia via Duomo, controlli del comune nel mirino del PM. E intanto l'esordio mondiale, azzurre vincono e sono già un fenomeno, sorelle d'Italia, l'Italia sedesta. E nella parte bassa della pagina il colpo, rubato un tender da 90.000 euro, la rapina in mezzo al mare a Sorrento, l'incubo, pensate un po', dei pirati. Ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani, vediamo la stampa di Torino, ballottaggi, Salvini e Spugna Ferrara, il PD si consola riprendendo Livorno. E nella parte sinistra l'attrazione dei grillini per la sinistra, nella parte centrale invece a Hong Kong un milione di no all'estradizione forzata in Cina. E ancora nella parte bassa, interessi nulli e borse inaffidabili, così i soldi restano sempre sul conto e i nostri italiani sembrano essere sempre più scettici a investire e quindi i soldi che hanno sul conto la rimangono anche se spesso a caro prezzo. E intanto vediamo dal Resto del Carlino, comuni avanza la Lega, il Carroccio Spugna Ferrara, rossa da 74 anni, anche Forlì, Ascoli e Piombino al centrodestra. Il PD però riconquista Livorno, tiene per e Reggio Emilia, unica vittoria del Movimento 5 Stelle a Campobasso. E ancora verso il bipolarismo di ritorno e il flagello che ritorna, parlando dell'invasione delle locuste, ovviamente però riferito alla politica. Intanto l'asse Triamo-Avero, i ministri tecnici difendono l'Unione Europea, oggi il vertice di governo. E intanto il Papa stronca la cultura della pastiglia, che infatti, dice Papa Francesco, c'è una pastiglia per tutto, siamo anabolizzati da tutto, i social ci rendono sempre più incapaci, però siamo sempre meno sociali. E intanto nella parte centrale azzurrissime, tutto cuore e coraggio, esordio mondiale col botto per le sorelle d'Italia. E nella parte bassa della pagina, Ferrari KO al VAR, Vettel furibondo, penalità inferta dei giudici. E polemiche anche a Parigi invece per il monopattino, via al monopattino, si gira senza casco, insomma la libertà di andare in giro su questo strumento, su questo mezzo che in realtà potrebbe diventare molto pericoloso. E intanto dal Corriere dello Sport vediamo Juve, ho preso la mira, Ancelotti 60, l'intervista esclusiva, Carlo compie infatti 60 anni e in fiamme i tifosi del Napoli, la mia prima stagione è stata di transizione, adesso la fionda è tirata, siamo pronti a colpire. E intanto il primo regalo, James Rodriguez, partito l'assalto al colombiano, rientrato al Real, costa 42 milioni ma si può trattare. E intanto nella parte destra, eccola qua, donna, l'Italia si innamora, l'esordio vincente ai mondiali, battuta l'Australia, rimonta 2-1 con una doppietta di Bonansea, il CT Bertolini, ragazze fantastiche, cose da uomini e coraggio da donne, così vengono definite. E intanto nella parte centrale, Sarri a Torino, ci siamo, il CR7 conquista la Nation League, gioia Salernitana, la salvezza arriva ai rigori, Venezia intanto in C. E ancora vediamo un altro quotidiano sportivo, Tutto Sport, sorelle d'Italia, titola in apertura di pagina, lo strepitoso esordio delle azzurre al mondiale, la Bonansea firma una storica doppietta e ribalta la fortissima Australia per 2-1, adesso la nazionale targata Juve, 8 ragazze bianconere può sognare. E intanto balliamo sul mondo con la musica di Barbara, viene raccontato proprio questa parte del giornale. Intanto Sarri, shopping reale, intanto il giorno di Barella e Giampaolo, l'Inter chiude col Cagliari, il Milan attende il via libera di Ferrero per il tecnico. E con questa ultima notizia terminiamo la prima parte della rassegna stampa, vi do qualche momento di pubblicità, ma tranquilli, torniamo subito dopo, quindi non andate via. Thank you.
All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per continuare la nostra rassegna stampa che come ogni mattina è in diretta. Vi ricordo che oggi è lunedì 10 giugno, siamo qui pronti per vedere le notizie che riguardano la regione Campania e partiamo proprio con i fatti che riguardano questa regione. Avellino festa il nuovo sindaco, si parte infatti con la parte politica, ha vinto il ballottaggio su Cipriano con il 51%, affluenza 70%, Gianluca Festa sostenuto dalle liste civiche di centrosinistra dai dissidenti PD, è il nuovo sindaco di Avellino con il 51,52% dei consensi, con 11.707 voti. Ha sconfitto al ballottaggio Luca Cipriano, che si è fermato al 48,48%. I 5 Stelle con Ferdinando Picariello crollano al 12%. Ad affluenza, l'affluenza ad Avellino è alle 23 è stata il 71,70%, la seconda più alta d'Italia tra i 15 capoluoghi di provincia al voto. Ricordiamo infatti che l'affluenza alle urne nella giornata di ieri è stata piuttosto modesta. E ancora vediamo le altre notizie. Carompagno, Zingaretti viene in fabbrica tra gli operai della Whirlpool. L'appello provocazione del magistrato al leader del PD. Una volta si diceva così, Compagno. Oggi la sinistra si occupa della classe operaia, questo si domandano. Infatti è da tempo ormai che la visione marxiana della centralità della classe operaia come dato strutturale intorno al quale costruire la liberazione dell'uomo dal capitalismo e dal dominio dell'uomo sull'uomo è entrata in crisi profonde, molteplici le cause su cui esiste ormai una vastissima letteratura e la riduzione del loro numero, un crollo di 895.000 unità che porta il totale degli impiegati a 6 milioni, meno 13%, perdite per la maggior parte concentrate nelle regioni meridionali. Insomma, la vicenda della Whirlpool è una vicenda che sta coinvolgendo tutti i partiti, ma soprattutto tante persone, tanti operai che si ritrovano in crisi, soprattutto perché temono di poter perdere la fonte del sostentamento della propria famiglia, anche perché molto spesso a lavorare in questa azienda sono entrambi coniugi, marito e moglie, e quindi nel momento in cui dovessero perdere il lavoro si perderebbe qualsiasi forma di entrata per ogni famiglia. E inoltre, che cosa è accaduto nella giornata di ieri? Una messa è stata celebrata da Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita della città di Napoli, che si è schierato proprio dalla parte dei lavoratori, anche perché il lavoro rappresenta la dignità degli esseri umani e la carenza dello stesso determina proprio l'insoddisfazione, ma anche l'incapacità di vivere una vita degna. Insomma, tanta attenzione per questa vicenda che ancora sta sollecitando e solleticando la politica, perché comunque non si arriva a una decisione che comunque viene chiesta da più parti. E ancora nella giornata di ieri, Napoli maratona contro la violenza, c'è anche il presidente della Camera Fico, vediamo proprio le immagini scattate durante la giornata di ieri in occasione proprio di questo evento tutto napoletano contro la violenza, partita dalla mamma di Arturo, dall'associazione guidata dalla mamma di Arturo. Ricordiamo che Arturo è il ragazzino che l'anno scorso è stato colpito, aggredito da coetanei e che è finito in ospedale con lesioni che hanno determinato tanta paura ma tanta anche preoccupazione. Insomma, oggi si parla proprio di mettere in campo tutto il possibile contro la violenza e anche una manifestazione sportiva diventa il luogo proprio per determinare la capacità di tanti di accogliere questo. Infatti la maratona contro la violenza organizzata a Napoli da Maria Luisa Iavarone, madre di Arturo, ragazzo accoltellato da una baby gang il 18 dicembre 2017 in via Foria, molti voti noti a salutare i maratoneti che hanno detto sia l'iniziativa della
dell'associazione Arthur, che si è svolta appunto in piazza Plebiscito. Ma ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, sempre per quanto riguarda la regione Campania. Si passa allo sport con la Salernitana che resta in B, superato il Venezia ai rigori. I Granata in 10 per un'espulsione per più di un'ora. De Luca riscattato il campionato, l'arcivescovo premiata la città. Infatti la Salernitana resta in Serie B, mentre Venezia retrocede in C1 al termine della gara di ritorno dei play-out. Persa ai rigori con la Salernitana, 1-0 al 90esimo, il risultato che non è cambiato al termine dei supplementari. Per i veneti ha segnato al 41esimo Modolo, i Granata hanno giocato in 10 il secondo tempo per l'espulsione di Minala al 45esimo, dopo che l'arbitro aveva rivisto un'azione al VAR, giudicata però gioco violento. Ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, la cronaca napoletana: nigeriano aggredisce un tabaccaio in metro, Salvini dice sarà espulso. È infatti arrivata la nota del ministro dopo l'arresto a Chiaiano. Un immigrato della Nigeria di 36 anni è stato arrestato dalla polizia nella stazione metro a Chiaiano dopo aver aggredito per futili motivi il titolare della tabaccheria ricevitoria. L'uomo di 52 anni è stato colpito da un pugno al volto ed è caduto al suolo perdendo sangue dalla bocca. Alcune persone che hanno assistito alla scena lo hanno immediatamente soccorso. Il nigeriano è stato bloccato dalla vigilanza che lo ha consegnato ai poliziotti del commissariato Scampia. Deve rispondere alle lesioni gravi. La FIT, la Federazione dei Trasporti della CISL, parla di aggressione inconcepibile e chiede un presidio stabile delle forze di polizia nelle stazioni. Insomma, una richiesta che viene presentata sempre più spesso, perché sempre più spesso sono proprio i luoghi di transito quelli dove si verificano le violenze maggiori. Ma sembra che a distanza di tempo e sembra che dopo che ci siano state ripetute violenze proprio nelle stazioni, ancora non si prenda la via di dare una tutela a quanti comunque viaggiano e quindi sono obbligati ogni giorno ad accedere alle stazioni e rischiano costantemente aggressioni e violenze. E ancora vediamo che si parla ancora una volta di Universiadi, primi nodi però, pochi bus, strade e cantiere. A 25 giorni dall'inaugurazione a San Paolo si lavora anche di notte per recuperare i ritardi, non sarà completato lo stadio Caduti di Brema, il Pala Vesuvio invece ok, polemiche su ANM, non ci sono tutti i mezzi previsti e arriva la fiaccola a Milano. Universiadi, gli impianti potenzialmente utilizzabili per gli allenamenti non saranno terminati, così come alcune strade resteranno un cantiere, ad esempio Via Marina, e neanche i lavori al San Paolo verranno del tutto ultimati. I sedolini di parte della curva B saranno sistemati a manifestazione chiusa, anche perché quel settore dell'impianto sarà utilizzato per la scenografia della cerimonia di inaugurazione proprio del 3 luglio, ed è scontro anche sui nuovi autobus targati ANM. Per Vincenzo Moretto, presidente della Commissione Universiadi del Consiglio Comunale, ne sono arrivati solo la metà di quelli annunciati, non per l'assessore comunale ai trasporti Mario Calabrese, che dice sono arrivati 56 bus previsti, cioè quelli del PON metro del Comune di Napoli, finanziati dallo Stato attraverso la Regione e per il 30% da ANM. Ne devono arrivare entro la fine dell'anno altri 40 della stessa tipologia di quelli del PON metro più 13 piccoline. Era necessario con finanziamento e per questo si è dovuto attendere l'autorizzazione del Tribunale. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie, sempre in relazione alla Regione Campania. Incidente sulla statale, si schianta un motociclista, morto in ospedale. Un 62enne napoletano infatti ha perso il controllo della moto lungo la statale 19 tra Serre e Postiglione in provincia di Salerno. E vediamo che non è servita a nulla la corsa in ambulanza all'ospedale di Eboli. Il 62enne ha perso la vita a bordo della sua moto lungo la strada statale 19 nel tratto che va da Serre a Postiglione in provincia di Salerno. L'uomo originario di Napoli ha perso il controllo della sua Yamaha R1 ed è andato a sbattere contro il muretto che delimita la carreggiata. L'impatto è avvenuto poco dopo le 11. Con lui c'erano anche altri amici motociclisti che sono stati i primi a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato il 62enne all'ospedale di Eboli. Insomma, sempre più spesso si parla e ci troviamo a sfogliare i quotidiani, a leggere notizie di incidenti stradali. Spesso sono dovuti al caso fortuito, spesso però all'imprudenza, all'imperizia. Molto spesso noi continuiamo a guidare come se fossimo gli esclusivi detentori della strada, senza renderci conto che non siamo i soli a circolare sulle strade. Insomma, l'appello che voglio fare a tutti voi e sempre in primo luogo a me stessa è quello di stare attenti, di prestare attenzione a tutto, di
non andare in giro stanchi, soprattutto di non bere prima di mettersi alla guida, ma soprattutto di cedere il passo al telefonino, metterlo in un cantuccio ed evitare di guardarlo nel momento in cui si guida. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Il papà di Noemi, pensate un po', chiama la mamma di Arturo e dice: siamo con voi. Legati dalla stessa vicenda, la violenza ai propri figli, in un caso violenza gratuita, nell'altro una violenza accaduta, diciamo, tra virgolette, per caso e senza alcuna intenzionalità, semplicemente perché non si è pensato assolutamente alle persone, ma semplicemente si è agito. La chiamata arriva nel giorno della seconda edizione della corsa Corri contro la violenza organizzata dall'associazione Arthur. Vediamo l'immagine della gente in piazza con Roberto Fico. Hanno in comune l'amore nei confronti dei loro figli e una grande forza con la quale hanno affrontato le difficoltà. La mamma di Arturo, ragazzo 17enne accoltellato nel dicembre 2017, ha organizzato nella giornata di ieri a Piazza Plebiscito a Napoli la seconda edizione dell'evento Corri contro la violenza. A rendere ancora più preziosa questa edizione è stata la telefonata del papà della piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita nella sparatoria di Piazza Nazionale. Papà Fabio ha chiamato la signora Maria Luisa Iavarone per testimoniare la loro vicinanza. Mi ha detto: siamo con voi. È un messaggio di grande speranza, di fiducia. Iavarone è presente l'associazione Arthur e l'evento sportivo rappresenta un forte messaggio di rifiuto di ogni forma di violenza e di prevaricazione. La manifestazione è presente anche il presidente della Camera, Roberto Fico. Ancora vediamo le altre notizie. Ragazza cade a mare di notte, salvata però fortunatamente da un carabiniere militare libero dal servizio. Ha salvato la vita a una 15enne caduta dal pontile della piazzale del Castello Aragonese. Ecco qua, vediamo l'immagine, ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua dal pontile piazzale Aragonese a Ischia. A evitare la tragedia è stato un carabiniere libero dal servizio. Attimi di paura, intorno alle 23 a Ischia, dove un carabiniere libero dal servizio ha appunto salvato una 15enne caduta in acqua. La giovanissima era insieme agli amici sul pontile piazzale Aragonese quando ha perso l'equilibrio ed è caduta in acqua. Insomma, sempre più le persone le vediamo capaci di gesti di forte altruismo e soprattutto di prontezza di spirito. Proprio il caso di questo carabiniere che ha salvato la vita alla ragazzina e di questo lo ringraziamo. Ancora vediamo lo speciale elezioni per quanto riguarda Caserta News. Andiamo a vedere quelli che sono i risultati della giornata di ieri. E infatti il PD conquista Aversa e Capo, a Natale si concede il Tris. Petrella, baluardo del centrodestra, i risultati e ballottaggi ci consegnano un centrodestra rinvigorito. Il capolavoro di Golia e Branco fanno felice il PD a Castelvolturno, primo sindaco invece i Fratelli d'Italia. Centrosinistra porta a casa così due sindaci ufficiali in questa tornata elettorale conclusa dai ballottaggi, mentre il centrodestra deve accontentarsi solo della vittoria a Castelvolturno, che è un grande valore politico per Fratelli d'Italia, che per la prima volta conquista una fascia tricolore in un comune sopra i 15.000 abitanti grazie a Luigi Petrella. Nel totale la partita sui grandi comuni, San Felice a Cancello, ha visto la vittoria di Giovanni Ferrara, sostenuto da Lega e Forza Italia. Si è chiuso sul 2-2 con Renato Natale a Casal di Principe. Ha di che sorridere il Partito Democratico, che riesce a piazzare Alfonso Golia ad Aversa e Luca Branco a Capo. Uniti si vince dunque in casa centrosinistra, ma la realtà è anche un'altra. Stavolta la differenza l'hanno fatta anche i candidati sindaci e gli errori del centrodestra. Ad Aversa invece vediamo che è stata pagata la spaccatura tra Forza Italia e Lega, tra Gianluca Golia e Peppe Stabile, e neanche la doppia tappa di Matteo Salvini è servita per ribaltare il risultato. A Capua si è perso tanto tempo per lanciare la candidatura di Angelo Rienzo. Alla fine l'architetto può essere soddisfatto della sua prestazione, seppur non è bastata per battere il collega ed amico Branco. A Castelvolturno invece è accaduto l'opposto: il centrodestra unito ha portato la vittoria a Luigi Petrella e ci sono rimpianti nell'area di centrosinistra, visto che la sconfitta di Nicola Oliva non è stata enorme e forse qualche litigio in meno candidato sindaco del PD Peppe Scialla avrebbe potuto portare a una sorpresa il ballottaggio. Ancora a Casal di Principe la vittoria porta la firma di Renato Natale, che ha voluto liste civiche senza simboli di partito, costruendo una coalizione trasversale che è riuscita a far prevalere i 5 anni di governo. E a Luigi Petrillo sono stati concessi gli onori delle armi anche per gli 800 voti in più raccolti al primo turno rispetto alle liste. Ancora continuiamo a vedere la prima pagina di Caserta News. Eccoci qua, speciale elezione Aversa, l'abbraccio col papà, il bacio a Carolina, Alfonso Golia si scioglie per la vittoria. Insomma, quello che vediamo dietro le quinte nel momento in cui le vittorie fanno sì che tutto si sciolga in un abbraccio.
E ancora vediamo le altre notizie. Il rogo si dà fuoco in auto, carabiniere eroe. Ancora una volta vediamo una vicenda che vede protagonista un carabiniere che si presta per salvare una donna. Infatti salva la donna tra le fiamme. La 64enne si è cosparsa di benzina alla sua Ford Fiesta. È gravissima in ospedale. Appena visto quella sagoma agitarsi tra le fiamme all'interno dell'auto, non ci ha pensato due volte e si è lanciato nel fuoco per salvarle la vita. È stato un eroico carabiniere, infatti, a tirare fuori dalla vettura la donna che si è data fuoco all'interno dell'abitacolo in una Ford Fiesta nella mattinata di ieri a San Prisco, in località Santa Croce, a pochi passi dalla tifata gas. Adesso ovviamente si indagherà per comprendere le ragioni di questa vicenda. E intanto vediamo ancora una sentenza che farà storia e farà discutere in malattia per 2 anni con certificati sospetti, mazzata per un medico e professionista condannato dalla Corte dei Conti a pagamento di 117.000 euro. Aveva infatti iniziato con un certificato medico da 20 giorni e via via non si è presentato al lavoro, pensate un po', per 2 anni. Per questo motivo la Corte dei Conti ha condannato Giovanni Maria Francesco, medico di 63 anni di Casa Giove, al pagamento di 117.000 euro per danno patrimoniale. Il dottore che prestava il suo servizio come ufficiale medico dell'esercito era stato assegnato al centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito a Foligno. In giugno 2006 professionista dell'assenza presentò una prima domanda di congedo per malattia a cui ha fatto seguito una serie reiterata di richieste, sempre accompagnate da certificati medici per giustificare l'impossibilità a recarsi al lavoro. Assenza che si è protratta per 2 anni. Ad avviso della procura però quelle assenze erano da considerarsi illegittime, sia perché i certificati medici sarebbero risultati sospetti, sulla vicenda c'è stato anche un processo penale che si è concluso con la prescrizione dei reati, sia per il fatto che il medico infermo, invece di andare a lavorare a Foligno, svolgeva regolarmente la sua attività di medico convenzionato con l'ASL Caserta 1. Al riguardo c'è una denuncia di furto del suo ricettario e la partecipazione a un concorso pubblico. Insomma, non stava bene, ma benissimo proprio per cantarla in nome di questa vicenda. E insomma, anche per questa mattina termina qui la rassegna stampa. Ci auguriamo nei prossimi giorni di non doverci trovare ad affrontare vicende simili, ma comunque noi siamo qui per raccontarvi i fatti. Vi ringrazio e soprattutto vi ringrazio per aver scelto questa rete, ringrazio Tecnocampus che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione in maniera critica e vi do appuntamento come ogni mattina a domani, stesso posto, stessa ora e mi raccomando scegliete sempre Teleprima e a voi tutti buona giornata. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.